Cari cari amici di Player Inside, siamo oggi qui per un video un po' più particolare perché più intimo. Qualcosa che in molti ci avete chiesto da tempo immemore, da quando praticamente abbiamo aperto il canale, ovvero quali sono i nostri giochi preferiti di sempre. Quelli che ci portiamo dentro il cuore ancora oggi. E parleremo quindi dei nostri 10 giochi preferiti, ma ovviamente saranno due classifiche diverse nello stesso video. 10 giochi miei e 10 giochi di Raiden. Una premessa è doverosa, ragazzi. Si tratta dei nostri giochi preferiti nel senso dei giochi che amiamo di più, che ci hanno dato più emozioni, che hanno significato qualcosa per noi, ma non dei giochi migliori di sempre in senso oggettivo. Questo deve essere chiaro. Poi può anche essere, ma chi lo sa. Inoltre, altra premessa, abbiamo dovuto tagliar via dei giochi che credevamo però di porre nella classifica ex aequo, quindi alla pari con almeno un paio delle 10 posizioni utilizzate. Però vabbè. Ragazzi, al decimo posto vi consiglio un'avventura grafica, che peraltro è il mio genere preferito, perlomeno lo è stato per una gran fetta della mia vita. The Last Express di Brotherbone Software è un gioco che in realtà non è poi stato così popolare, anzi non lo è stato affatto. Nei miei ricordi, veramente bellissimo, di inestimabile valore, è un'avventura grafica in cui Robert Cutt deve, all'interno dell'Orient Express, risolvere un caso di omicidio di un suo caro amico. I vari passeggeri del treno, questo te lo devo spiegare, perché in realtà non l'hai. No, io non l'ho giocato, infatti sono interessata. Molto bello, avevano una vita propria, era diciamo un mondo, un ecosistema persistente all'interno del treno. Parlavano varie lingue che però il personaggio capiva tutte, infatti spuntavano i sottotitoli nel caso del francese, del tedesco, okay. C'erano gli austriaci, era un melting pot di nazionalità che si avvicendavano in quel treno, c'erano anche gli arabi, per esempio c'era tutto un vagone impiegato da una sorta di sceicco arabo con le sue 7 mogli e non potevo disturbarle bussando alle porte perché sennò si arrabbiava, usciva incazzato. Tutto avveniva in un preciso ordine, cioè qualora avessimo sbagliato anche solo una mossa avremmo dovuto ricominciare utilizzando l'orologio per riportare indietro fino al momento dell'errore. Veramente bello, sì, veramente. Mi ricorda un po' Shadow Memories questa cosa. Ecco, una storia avvincente, ma veramente avvincente, con dei colpi di scena ragguardevoli. Ragazzi, io non posso fare altro che consigliarvelo, anche se si tratta di un gioco di fine anni 90. Beh, potrebbe essere un valore aggiunto di questi tempi, potrebbe essere. Il mio decimo posto è Silent Hill 2, un gioco per PlayStation 2, ragazzi, una storia d'amore, un gioco horror, un gioco che mi ha segnato quando avevo 16 anni, veramente non dormivo la notte, perché in realtà non era tanto terrificante di per sé, cioè ho giocato altri Silent Hill più terrificanti, per esempio l'1, per esempio il 3, ma il 2 si distingueva proprio per la sua trama. Avevamo questo protagonista, James Sunderland, che riceve una lettera dalla moglie morta, e questo già è tutto dire. Però è l'incipit questo. Esatto, la moglie morta gli manda una lettera, ovviamente no, lui riceve questa lettera in cui la moglie gli dice: vienimi a trovare a Silent Hill. E lui va subito a Silent Hill perché sua moglie è morta e vuole capire cosa troverà. In realtà quello è un viaggio all'interno della psiche contorta, turbata di James, e lì dentro scopriremo davvero di tutto e di più. Sicuramente uno dei giochi più maturi della sua generazione, ma anche uno dei giochi più maturi di sempre. Inoltre con delle musiche sensazionali di Yamaoka, struggenti, romantiche, meravigliose. Alla nona posizione ho voluto scegliere un rappresentante di una serie che in realtà mi è sempre piaciuta tanto, ma che ho vissuto in particolar modo con il suo secondo episodio, ovvero Tomb Raider 2, o Tomb Raider 2, il pugnale di Xian. Ah, bellissimo, ragazzi. Enigmi ambientali, di quelli da risolvere senza alcun suggerimento, senza niente. E tra l'altro è un titolo che è invecchiato pure malissimo, perché giocarlo oggi, soprattutto io lo giocavo su PC con la tastiera, caspita, oggi sarebbe parecchio ostico. Però devo dire che all'epoca mi colpiva tantissimo, perché mescolava sapientemente elementi action, c'era Lara che si girava in direzione dei vari nemici a cui sparava, e questa la vedevo come una cosa fantastica, e elementi soprattutto di enigmi ambientali. Riflessione. Sì, poi c'erano i vari dungeon traps, cioè le varie trappole all'interno dei dungeon. In particolare mi ricordo la grande muraglia, la rifacevo sempre, semplicemente perché la conoscevo a memoria e mi perfezionavo nel velocizzarmi a concludere. Era veramente eccezionale. Poi c'era Venezia. C'era Venezia anche, che non era la vera Venezia, era rimaneggiata a favore del gameplay, del level design, e soprattutto c'era il maggiordomo che petava da rinchiudere nella cella frigorifera, giustamente. Ovviamente, l'abbiamo fatto tutti insieme ai prosciuttoni che c'erano.
posizione? Allora, in una posizione ho messo un picchiaduro. Ah. Attenzione, qualcosa di nuovo. Parliamo di Soul Calibur per Dreamcast. Quindi il primo Soul Calibur, il sequel di Soul Edge Soul Blade per la prima PlayStation. Ero indecisa se mettere il 2, il 3 o l'1. Però alla fine il primo Soul Calibur su Dreamcast è quello che ho giocato di più in assoluto. Addirittura facevo 100 ore. Poi si cancellavano i salvataggi perché su Dreamcast c'era quella memoria con lo schermetto Visual che memory. Perdeva continuamente i salvataggi. La Visual Memory. E quindi ero costretta a ricominciare, ma lo facevo volentieri perché c'erano davvero tantissimi contenuti da sbloccare nel gioco, personaggi, ambientazioni, di tutto, musiche. Oggi ti sarebbe andata meglio. Oggi col con shop. 20 euro shoppavi e ti sbloccavi tutto. Esatto, ma io lo facevo volentieri, giocavo tantissimo con mio fratello, con le mie amiche e quindi ho tanti ricordi legati a Soul Calibur. Anche qui ho scelto un titolo particolarmente significativo per me, appartenente però a una serie. Parliamo di Super Mario. E secondo te cosa avrò scelto? Super Mario 64. Ecco, fino a qualche tempo fa avrei detto anch'io Super Mario 64. Super Mario Land 2 per Game Boy. Ah. Del 1992, ragazzi. Parlato fino. Mi ricordo che questa varietà dei vari mondi in cui era ambientato il gioco, c'era per esempio la Macro Zone dove tutto era gigante, la Mario Zone all'interno del corpo robotico di Mario, e ognuna di queste zone alla fine presentava un boss che, sconfitto, dava una moneta. Raccolte 6 monete, 6 golden coins, infatti era il sottotitolo di Super Mario Land 2, si accedeva al castello di Wario, che quindi nasceva proprio con questo episodio. Wario, che era l'arcinemico, per la prima volta non era Bowser, per una volta tanto diciamo, ed era Wario, che era gigante rispetto a Mario, una cosa bellissima. Decisamente più inquietante di Bowser. Io mi ricordo che vivevo questo gioco, a parte il fatto che fosse su Game Boy, perdevo le diottrie come se non ci fosse un domani, però me lo ricordo comunque piacevolmente nel mio cuore. All'ottavo posto anche io ho messo una serie di Nintendo. Noi abbiamo deciso comunque di mettere solo un esponente della serie e questa è stata veramente una scelta difficilissima, e quindi ho inserito Zelda, e quello che ho scelto è Wind Waker per GameCube. Ok, voi lo sapete che io considero Twilight Princess l'episodio più perfetto. Sì. E invece Breath of the Wild è semplicemente un gioco maestoso e meraviglioso. Però quello che mi è rimasto più nel cuore è proprio Wind Waker, col suo Link così carino, con le espressioni fantastiche, l'esplorazione sulla barca, quindi fermarsi su un isolotto, scovare i segreti, i tesori. Sì. Veramente bellissimo, musiche meravigliose e una grafica in cel shading. Ancora ora. Eccezionale, fantastica. Anche perché è stato ripreso poi in versione remastered per Wii U. Al settimo posto. Okay. Siamo al settimo, giusto? Siamo perché settimo. Io ho fatto un po' di pasticcio. Siamo al settimo. Al settimo posto con Yakuza. E dovendone scegliere un solo episodio, perché io ti avrei detto la serie, non riesco a scorporare delle serie, però ti dico Yakuza 4. Oh, è il mio preferito. Perché Yakuza 4 era il primo Yakuza che ci permetteva di vestire i panni di 4 combattenti diversi, tutti e 4 protagonisti allo stesso modo. Ovviamente spiccava di più sempre l'immancabile Kazuma Kiryu, che è il protagonista dei vari Yakuza, il protagonista assoluto. Anche se io amavo Akiyama. Sì, Akiyama era particolarmente affascinante, però ognuno di questi 4 personaggi aveva un suo carattere, una sua personalità. Vero. Così forti che andavano a rappresentare ognuno alla stessa misura dei pezzi di un puzzle che poi si ricongiungeva, diciamo, si ricostruiva e che alla fine veniva interpretato come un gioco d'azione corale, no? Tutti questi 4 personaggi. Anche io ho scelto un gioco corale, cioè Dragon Age Origins. Ah, parlando di tanti personaggi, di storia fantastica, di storia che si scolpisce. Concordo. Di scelte da compiere. Io amo tutta la serie di Dragon Age e anche Inquisition per me è fantastico. Voi lo sapete, l'abbiamo recensito, abbiamo messo 9. Insomma, io amo Inquisition, ma Origins secondo me è quello che ha avuto più valore proprio nel mondo dei videogiochi. Sì. Un passo in avanti rispetto ai giochi precedenti di BioWare, da Baldur's Gate, Jedi Empire, tutti giochi fantastici. Molto Jedi Empire. Molto, però aveva quel qualcosa in più. Io amavo tantissimo le tattiche che in Final Fantasy XII erano chiamate Gambit. Che purtroppo sono state rimosse in Dragon Age 2, così come anche tante altre cose. Però in generale Origin secondo me merita il premio come miglior titolo della serie. E a proposito di Dragon Age 4, che potrebbe uscire, magari, a proposito però... di Dragon Age 4, a tal proposito Red Dead Redemption. Non c'entra niente. L'ho messo come sesta posizione. New Austin 1910. Ricollegavo a quell'ambientazione lì che mi avevano colpito così tanto,
e mi avevano legato così tanto ai personaggi trattati nel gioco che veramente mi ha segnato davvero questo gioco e lo porto nel cuore fino ad ora. È come Red Dead Redemption, solo Red Dead Redemption. Final Fantasy, e dovevo scegliere un esponente trattandosi del sesto posto, ho messo Final Fantasy VII. Non c'entra niente quindi con il numero del posto. La battuta era scarsa. Battuta pessima. Presentava delle tematiche mature per il genere, cioè il gioco di ruolo di solito non era associato a tematiche come la morte, l'amore, l'amicizia, allo stesso modo come faceva la serie Final Fantasy già da prima. Ma secondo me Final Fantasy VII fece quel passo in avanti, forse anche per le vicissitudini personali di Sakaguchi, che era il creatore della serie, che perse la madre proprio in quel periodo, ma comunque il prodotto che ne uscì fuori fu sicuramente di altissima qualità dal punto di vista del gameplay, dal punto di vista della trama, dei personaggi, dei dialoghi, di qualsiasi cosa. Addirittura c'erano tantissimi minigiochi, cioè il gioco ti obbligava a farli quando dovevi scappare, ecco, non dico nulla, da una montagna dovevi farlo con lo snowboard. Sì, ma tra l'altro vogliamo dire anche che all'epoca si parlava molto di Final Fantasy VII come steampunk, c'era questo, questo termine utilizzato un po' impropriamente, se vogliamo, però in realtà perché Final Fantasy dal sesto al settimo aveva segnato questo passaggio non più alla cultura medievale, più o meno pseudo medievale, dei giochi di ruolo anche di stampo orientale che si rifacevano appunto all'occidente, ma come dire un qualcosa a sé stante, molto bello, che aveva colpito molti giocatori. Non solo giapponesi ma internazionali. Abbiamo un serpente. Ebbene sì, Snake per Nokia 3310. No, lo giocavo, era bellissimo. Però era bello. No, parliamo ovviamente di Metal Gear Solid Saga, ma siccome devo scegliere solo un episodio, ci siamo imposti questa clausola, quindi assolutamente Metal Gear Solid 1 per la prima PlayStation, ragazzi, mi ha segnato in un modo pazzesco. A tutti. Cospirazione a livello internazionale, armi di distruzione di massa. Un fratello gemello cattivo del protagonista, Psycho Mantis, che ti faceva appoggiare il controller per terra e te lo faceva muovere. Tu dici, io so che c'è la vibrazione, quindi è semplicemente il DualShock che sta vibrando, ma fatta così mi si pone in maniera diversa e quindi mi sciocca. Era tutto così bello, e ragazzi, soprattutto ragazzi, uno bello. Stealth meraviglioso. E soprattutto è stato il mio primo stealth, e per me oltre quello di stealth non era esistito nulla fino ad allora. Non ti vedevano, se bussavi ti sentivano e venivano da te, magari con un'intelligenza artificiale non così sviluppata. Però ragazzi, il buon maestro, scusate, l'inchino Hideo Kojima, anzi l'inchione direi proprio. Volevo rappresentare come Metal Gear Solid 1 un punto di svolta nella mia carriera da videogiocatore. Veramente non si può tornare indietro dopo aver provato Metal Gear Solid. Al mio quinto posto c'è The Witcher 3. Ecco, lo dico già così, un gioco recente che io ho rivalutato dopo, nel senso che subito mi è piaciuto tanto, però dopo averlo giocato ancora di più con tutti i DLC, ho deciso che doveva essere uno dei giochi imprescindibili della mia vita. E lo è, ragazzi. Il protagonista Geralt mi ha sempre trasmesso le sue emozioni attraverso il suo sguardo, oltre ad essere bellissimo. Sì, va bene. Però devo dire che è estremamente espressivo. Per esempio c'è la fantastica quest del barone sanguinario, non vi dico nient'altro, ma chi ha giocato The Witcher 3 sa di cosa parlo, in cui veramente il protagonista trasmette la sua opinione per quel personaggio tramite lo sguardo. Empatia. Una carica empatica notevole. E la stessa cosa la ritrovate anche negli altri personaggi principali, Yennefer, Triss, Ciri. È ricco di cose da fare, cioè non finirete mai. Poi Siri l'hanno scritturata come voce dell'iPhone, insomma, molto bene. No ragazzi, non volevo sminuire questo momento, effettivamente concordo con tutto quanto ha detto la mia più presente collega. Alla quarta posizione ho messo Oblivion. E qui vorrei che mi aiutassi ad esprimere che cosa significa per noi Oblivion, perché è un gioco che abbiamo vissuto moltissimo insieme e che in realtà hai giocato esponenzialmente di più tu, e che io ho vissuto anche un po' attraverso te poi a un certo punto. Diciamo come rappresentante della serie di Elder Scrolls, perché comunque anche Skyrim sì, è anche molto Skyrim. Apprezzato da noi. Diciamo che di Elder Scrolls in generale, però Oblivion ragazzi è quello che
Di gran lunga però, cioè di gran lunga proprio il migliore secondo me. Oblivion vi mette nei panni di un signor nessuno che può essere chiunque, ed è questo il punto di forza o punto debole secondo alcuni. Un mondo persistente davvero, un open world, ecco, quello è stato il mio primo vero open world giocato da cima a fondo. Anche da me, esatto. Sappiamo benissimo che ci sono dei difetti, non parlo dei bug, parlo proprio del gameplay, per esempio la gestione delle magie, tutto quello che volete, il sistema di combattimento non perfetto, eccetera. Però parliamo di un gioco maestoso sotto ogni aspetto. Poetico. C'è anche la lore di Elder Scrolls. È bellissimo. Ma di cosa parliamo? Ma di che parliamo? Finita. È il DLC, anzi DLC, l'espansione Shivering Isle. Migliorava ancora tutto. Che bello Shivering Isle. Vi ritroverete comunque a scorrazzare per il mondo di gioco, a fare sempre qualcosa di nuovo. Veramente interminabili le varie quest. Qui sto parlando di cuore, va bene? Cuore, preferenza personale ed emozioni. Sì. Animal Crossing. Vabbè. Se devo scegliere un episodio della serie di Animal Crossing, scelgo New Leaf, perché secondo me è quello più completo, ecco, migliore, proprio l'ultimo capitolo uscito per 3DS. Io sto aspettando col magone l'episodio per Switch. Animal Crossing, ok, sarà magari dedicato ai più piccoli, alle donne, non lo so, quello che volete. Piccoli no, infatti. Però mi fa sentire bene. Giocare ad Animal Crossing mi tranquillizza. Anche a me. Mi emoziona e tra l'altro mi diverte. I personaggi, che sono quegli animaletti, sono veramente perfidi a volte. Fanno ridere. L'umorismo di Nintendo è molto accentuato in questo gioco. Lo era ancora di più nel primo Animal Crossing per GameCube, che sapeva essere spietato. Animal Crossing in generale è famoso per una cosa: il tempo corrisponde al tempo reale, quindi se è notte in Animal Crossing è notte anche nella vita reale. Quindi al contrario, non potevate non salvare, perché non salvando la partita Resetti vi avrebbe minacciato. La serie è migliorata tantissimo e il margine di miglioramento è infinito. È vero. E ora c'è Pocket Camp per Android e iOS, con cui mi sto divertendo tanto. È una bella esperienza alternativa. Parliamo di bomba atomica, di Volt, di rifugi atomici, quindi stiamo parlando ovviamente di Forza Motorsport. No! Di Fallout, ragazzi. E dovendo scegliere un episodio più rappresentativo, ho scelto Fallout 3, perché è stato quello che mi ha segnato di più. Anche per me Fallout 3 è stato l'episodio che mi ha iniziato alla serie, che prima era di Interplay e che non avevo mai giocato, pur avendone sentito parlare tanto. Anch'io. Però diciamo non rientrava nella cerchia dei giochi che mi appetivano, diciamo, guardarlo da fuori. Ebbene, Fallout 3 è stato un esperimento molto riuscito, molto ben riuscito, con tutti i suoi difetti anche lì, perché sostanzialmente il motore grafico, il motore fisico era l'AVOC, il motore grafico era tutto appartenente già ad Oblivion, e a noi piaceva anche per questo. Oblivion con le pistole, ma magari. E quindi anche qui una caterva di side quest, il fascino dell'America, un'America del post guerra atomica, quindi molto in là nel futuro, un futuro alternativo in cui tutto si è fermato negli anni 50 in realtà, ma non proprio tutto, perché c'è tanta robotica seppur artigianale grezza in più, modificazioni genetiche, che dire ragazzi, Fallout è Fallout, se dobbiamo stare qui a descriverti Fallout, caro amico mio, vuol dire tu non ci sei, E le musiche, la radio, ragazzi. Di che stiamo a parlare? Andiamo sul mio podio, però lo possiamo trattare così velocemente, il terzo posto, perché lo hai già inserito tu. Ah! Cioè Oblivion. Ah, quindi io lo metto Oblivion. Oblivion al terzo posto come rappresentante della serie di Elder Scrolls, perché ripeto, io amo follemente anche Skyrim, i precedenti di Elder Scrolls li ho recuperati dopo Oblivion, quindi capite che non sono affezionata allo stesso modo, ovviamente, però Oblivion per me è qualcosa di indimenticabile. E ne abbiamo già parlato, quindi direi di andare agevolmente alla mia seconda posizione, ragazzi. Monkey Island, ok. L'ho detta così, rischiando un'eiaculazione nelle montagne. Quale hai messo? Perché non ho visto l'episodio. Ragazzi, questa è un po' antipatica come soluzione, perché io ho messo Monkey Island 3, e lo so, qui è un po' come scegliere fra un figlio e l'altro. Dici, ok, tu. Monkey Island 3. Perché Monkey Island 3? In realtà non è il migliore episodio della serie, ma è stato quello per me più significativo. Nel 1997, infatti,
avevo appena preso il computer nuovo, i miei genitori me l'hanno comprato, che costava, era costato 3.160.000 lire. Madonna. Una grafica che all'epoca era veramente una gioia per gli occhi, perché era uno stile cartunoso molto deformato. C'era Guybrush che aveva i piedini e la testona, la codona biondissima che un po' si discostava da quello che era il secondo episodio, in cui aveva una barbetta incolta e dei capelli comunque tutto quasi rossiccio, no? Castano più scuro, sì. Che si distaccava a sua volta dal primo, in cui era biondino. Insomma, riprendeva più il Guybrush Threepwood di Monkey Island 1, il ritorno di alcuni personaggi della serie storici che già si erano visti appunto in Monkey Island 1 e 2, fra cui Stan, Mojo, la Voodoo Lady, ho sempre chiamata Mojo perché spuntava la scritta Mojo, per in realtà la Voodoo Lady, e soprattutto LeChuck, che è la nemesi di Guybrush, e Elaine, anche la governatrice Elaine. Doppiaggio italiano meraviglioso. Doppiaggio italiano, Monkey Island 3 è fantastico, fantastico, però tutta la serie di Monkey Island per me è stato un tuffo al cuore. Appena l'ho visto ho detto, questo è il mio genere di giochi, in cui se parli la gente ti risponde, in cui si interagisce in una maniera assai diversa da come ero abituato a fare all'epoca, avendo avuto soltanto il Sega Master System, un vecchio 386 scassato che non reggeva nulla. Bellissimo davvero. L'episodio più emblematico di Monkey Island per me, ma non in assoluto, lo ammetto. Beh, per il mio secondo episodio parliamo di una serie che hai già inserito tu nella tua classifica, sì. E cioè Fallout. Ok. Voi sapete che amo follemente Fallout, però io ho inserito Fallout come mente. Rappresentante Fallout 4. Lo so. Questa è inaspettata, perché l'abbiamo criticato lo un so, po' Fallout so. 4. Assolutamente, Fallout 4 ha tantissimi difetti rispetto ai precedenti Fallout, avevamo delle aspettative, eccetera, eccetera. Però all'inizio volevo mettere Fallout 3, però poi ho pensato no, New Vegas mi piaceva di più per questi aspetti. New Vegas aveva tipo il sistema di reputazione, c'erano che era molto anche più molte più città, sì, 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 sì. Molte più interazioni con altri personaggi, le fazioni molto più accentuate. Però ho pensato, se io adesso potessi giocare a un solo Fallout, quale giocherei? E subito ho pensato a Fallout 4, perché in effetti mette insieme le migliori caratteristiche dei precedenti Fallout, però aggiunge anche altre cose, lasciando perdere magari la storia, che è bella all'inizio e poi magari si perde un po'. Però per il resto sì, offre tantissimo, per esempio la possibilità di costruire gli avamposti, di gestirli, sembrano piccole cose, ma a me sono piaciute comunque in Fallout 4, nel bene o nel male, per me Fallout in generale, ecco, qui parlando in generale, secondo posto, è al secondo posto, la mia seconda serie preferita di sempre, e a volte penso è ancora più affascinante del primo posto, ma non è al primo posto. Erano più facili da indovinare i primi posti nostri che non tutto il resto della classifica, che speriamo possa avervi portato qualche chicca che magari non conoscevate e che andrete a recuperare. Però al primo posto, ragazzi, non si sposta, ovvero Grim Fandango. Volevo dire Pollo di Pallude, ci avevo pensato, però ho detto no. Pollo di Pallude è bonus, episodio extra. Grim Fandango, ragazzi, è stata un'esperienza straordinaria per me, che già invece avevo vissuto diverse avventure grafiche, perché era già un anno e mezzo che avevo il computer nuovo di cui ho parlato prima. Parliamo di Calaveras, non soltanto di Manny Calavera, che ovviamente è un gioco di parole per far capire il cognome, sì, il protagonista, Manuel Calavera, uno degli impiegati più bistrattati del Dio, ovvero Department of Dead, il Dipartimento della Morte, in cui si assegnano i vari posti ai morti proprio dopo la morte. E quello che si vive appunto nel mondo di Grim Fandango, cioè quello in cui vive Manny Calavera, partendo da Rubacava, è una sorta di limbo, se vogliamo, non proprio un limbo, comunque una fase transitoria che poi porta i morti a paradiso e inferno. Non vengono chiamati dichiaratamente paradiso e inferno, però per intenderci diciamo così. Capiamo che in questo mondo dei morti, che è questa fase transitoria, in realtà si vive come nel mondo dei vivi, con tutta la corruzione, tutti i vizi e le virtù degli esseri umani, tipici degli esseri umani, che non sono assolutamente lavati via dal fatto di essere morti. Questa è di un'intelligenza, anche sentimenti, straordinaria, l'amore. Sì, sentimenti, anche se Manuel dice l'amore è per i vivi, veramente tra il bizzarro, il grottesco, l'inquietante e lo stupefacente, il tutto regge benissimo in una storia narrata alla perfezione, un'avventura grafica con degli enigmi stupendi, seppur non difficili come alcuni episodi di altre avventure grafiche Lucas, e su tutti direi Monkey Island 2 o Indiana Jones and the Fate of Atlantis, e neanche difficili come altre avventure grafiche come per esempio Beneath the Steel Sky oppure Broken Sword 2, per dire, no? Però tutto collimava, tutto era così perfetto, tutto così smussato, all'insegna di una trama così ben congeniata, veramente Tim Schafer, io veramente, se dovessi essere omosessuale, cioè, no vabbè, esageriamo, nel senso, tutto sommato
Bene, bene, la mia prima posizione è anche scontatissima. Parliamo di Mass Effect. Ovviamente, ragazzi, avevo pure il canale dedicato a Mass Effect. Parlo della trilogia, ma se devo scegliere un rappresentante, scelgo il primo Mass Effect. Anche se mi duole separare gli altri due, perché per me è un solo gioco, però il primo Mass Effect per me ha rappresentato proprio un innamoramento. Io ogni volta che inserisco il disco provo quel, sai, le farfalle nello stomaco. Sì, sì, ti capisco. Quando ascolto la musica iniziale, proprio dello scream iniziale, mi sento quasi male, però troppo bene. Soprattutto la musica della cittadella mi fa questo effetto. La musica della cittadella è bellissima, beh, in generale, sì, sì, sì. Ragazzi, tutto. Una serie sci-fi mette insieme tutto quello che mi piace di più, cioè un gioco di ruolo in cui si può impersonare qualcuno, compiere delle scelte, parlare tanto con le persone, però è anche un gioco di ruolo molto profondo e soprattutto è sci-fi, si esplorano i pianeti, si può atterrare su dei pianeti inesplorati, esplorarli. Ok, ci sono magari delle lacune nell'esplorazione, tutto quello che volete, ma per me era tutto fantastico e lo è tuttora. Tantissime ore di gioco, personaggi indimenticabili, un character design secondo me proprio sublime. Quello Shepard, ragazzi, poi una lore, cioè parliamo, veramente hanno inventato tante di quelle specie comunque coerenti scientificamente, cioè potrebbero anche, ok, non dico potrebbero esistere, però sono plausibili quantomeno. Sì. Ragazzi, devo dire che con tanti titoli concordo con me. Ma anche io, Monkey Island, Metal Gear, Tomb però, Raider. Se dovessimo fare una top 100, sì, ci sarebbero tutti quelli suoi e miei nei suoi. Magari non The Last Express perché non l'hai giocato, così come io magari non Silent Hill 2 perché devo recuperarlo e tante, esatto, altre cose. Comunque ragazzi, noi vi invitiamo qua sotto a scriverci, è una cosa che non vi abbiamo mai chiesto in effetti, la vostra top 10, 5, 2, 1, top 0. Fate quello che cacchio volete, anche dovesse essere Fortnite in versione mobile, certo, deve essere Clash Royale. A cui siete legati, esatto, non i migliori giochi, anche quelli perché che non avete, di più. Non avete neanche la nostra età, molti di voi sono molto più giovani, molti di voi sono poco più giovani e quindi magari possono capire alcune delle nostre posizioni e altri invece semplicemente sono più distanti dal mondo videoludico ma lo seguono con piacere, anche grazie a noi. Fateci sapere se siete più un Raiden o una Midna per quanto riguarda la classifica. Oppure scrivete la appunto vostra, la vostra, ecco, top, che sia 1, 2, 10 posizioni, quante ne volete voi. Vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. E grazie a voi.